dopo aver parlato di design con Jean-Pierre Plouet, eccoci qua per la seconda puntata del docufilm per celebrare i 115 anni di storia di Lancia. Oggi facciamo insieme un viaggio indietro nel tempo per ricordare le origini del nostro logo, che è un logo storico e molto importante, e poi scopriremo la storia dei nomi dei modelli più iconici, qual è l'origine dei nomi Aurelia, Appia o Y, Gamma e Delta. Beh, lo vedremo tra poco. In fondo Lancia è un marchio che ancora oggi porta il nome del suo fondatore e Vincenzo Lancia è parte della grande storia dell'automobile italiana. Ma quale miglior compagno di viaggio di Roberto Giolito? In effetti Lancia è da sempre un marchio con la L maiuscola. Se guardiamo il suo primo logo è molto semplice ed essenziale. Il lettering è bianco, scritto in stampatello, su sfondo scuro, rettangolare e la L è già maiuscola. Ma siamo in piena epoca Liberty e così nel 1907 viene introdotta una versione più contemporanea, dunque più morbida del logo, che per un certo tempo coesiste con la prima. L'azienda Lancia EC è nata da pochi mesi e la scritta Lancia è già molto elegante e decisamente preziosa, come tutte le sue vetture del tempo. Vincenzo Lancia vuole da subito identificare tutte le sue auto con un marchio forte, deve essere un marchio capace di esprimere la sua identità e che tutti possano riconoscere al primo sguardo. In più vuole un marchio che possa racchiudere i valori e la forza innovatrice delle proprie vetture. Allora che fa? Affida il compito di idearlo al conte Carlo Biscaretti di Ruffia, che peraltro è anche un suo caro amico. Il conte Biscaretti è il figlio di uno dei padri fondatori della Fiat. È un illustratore, è un progettista, è un collezionista e anche un grande appassionato di auto, tanto da fondare il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. Il conte Biscaretti di Ruffia propone a Vincenzo Lancia 5 diversi bozzetti. Vincenzo sceglie quello che rappresenta al meglio la filosofia del marchio attraverso alcuni dei suoi segni distintivi. Il volante a quattro razze, il comando dell'acceleratore a mano, la bandiera rettangolare e l'asta a forma di lancia. Pochi elementi, tutti ben connotati, alcuni dei quali rimarranno inalterati nel tempo. A quell'epoca tutte le lancia si identificavano con il nome del marchio più il numero dei cavalli fiscali. C'era la 12 HP, la 18 24 HP, 20 30 HP e la 25 35 HP. Poi però nel 1919 arriva un'intuizione, è un'intuizione importante che cambia il corso della storia. Vincenzo Lancia sente l'esigenza di dare una identità ancora più forte alle sue creazioni. E su suggerimento del fratello Giovanni, che era uno studioso di lingue classiche, identifica le sue auto con lettere dell'alfabeto greco. La prima vettura con la nuova nomenclatura fu la K, ma si decise fin da subito di nominare tutte le Lancia prodotte fino a quel momento, a partire proprio dalla 12 HP che venne ribattezzata Alfa. E poi ci furono la Beta, la Gamma, la Delta, via via fino alla Lambda, presentata nel 1922, prima al Salone di Parigi e poi al Salone di Londra. Nello stesso periodo si cominciarono ad adottare i prefissi D e Tri per identificare le versioni derivate dal modello di partenza, che rappresentavano delle evoluzioni o dei semplici allestimenti creati ad hoc. E l'ultima lancia ad adottare le lettere greche fu proprio la D Lambda, di cui il prototipo venne presentato al Salone di New York nel 1929. E proprio nel 1929 il logo cambia forma. Attorno al cerchio del volante viene inserito lo scudo triangolare, che abbiamo ancora oggi, e anche i colori diventano importanti. Il blu per lo scudo, per la bandiera e la lancia, il bianco per lo sfondo e per il volante, e l'oro per i profili, per la scritta, e per racchiudere il tutto in modo molto prezioso. Lancia voleva un marchio nobile, un marchio elegante, riconoscibile, e ci riesce. Ma poi ancora un cambiamento. Vincenzo Lancia decide di abbandonare l'alfabeto greco e vuole omaggiare l'Italia identificando le sue vetture con il nome di alcune località storiche dell'antica Roma. Questo omaggio inizia dall'Artena e dall'Astura.
seguiranno l'Augusta, l'Aprilia e la Ardea. Poi nel 1931, per poter commercializzare le proprie automobili in Francia, Vincenzo Lancia fonda la Lancia Automobile e dà anche un nome francese alle sue vetture, la Belna e la Ardennes, ovvero l'Augusta e l'Aprilia. Verranno presentate in anteprima al Salone di Parigi. Sapete cosa accadde al Salone di Parigi? Pensate, l'Aprilia riceve i complimenti di Henry Ford. Siamo nel 1936 e si racconta che Henry Ford abbia atteso la chiusura del salone per vedere da vicino l'Aprilia. Addirittura viene bloccato dai custodi ed è famosa la sua dichiarazione. Disse: "L'Aprilia è l'unica auto del salone per la quale vale la pena farsi una figuraccia". Beh, dopo solo 30 anni il marchio Lancia riceve già gli onori del mondo più blasonato dell'auto mondiale. Nel secondo dopoguerra, con il passaggio dell'azienda a Gianni Lancia, il figlio del fondatore, le Lancia cambiano nuovamente nome. Si continua sul filone della romanità, ma si passa alle vie consolari, l'Aurelia e la Appia, seguite poi da Flaminia, Flavia e Fulvia. Nel 1957, con l'introduzione della Flaminia, debutta anche un nuovo logo, sempre essenziale, nobile e molto elegante. Lo scudo e il volante vengono sostituiti da linee stilizzate e il colore pieno lascia spazio a due colori, il blu e l'argento. E questo è davvero un momento molto importante. Con la Flaminia la Lancia diventa uno dei simboli istituzionali del nostro paese. È l'auto del Presidente della Repubblica. Si tratta di una versione speciale realizzata nel 1961 in solo 4 esemplari in occasione della visita in Italia della regina Elisabetta II. E seguendo una tradizione delle scuderie del Quirinale, ai 4 esemplari vengono dati i nomi di 4 cavalli purosangue: Belfiore, Belmonte, Belvedere e Belsito. Nel 1972, 11 anni dopo la visita della regina d'Inghilterra, con l'acquisizione di Lancia da parte del gruppo Fiat, si ritorna al logo originale del 1907 di forma rettangolare e all'alfabeto greco con la beta, seguita poi dalla gamma, dalla mitica delta e dalla Y che porta questa tradizione fino ai giorni nostri. Poi nel 1981 il logo viene ulteriormente rivisto. Ritroviamo tutti gli elementi presenti nella versione del 1929, ma stilizzati, quasi distillati in uno stile senza tempo, tipico Lancia. Anche il terzo millennio si apre con il rinnovo del logo. Anche in questo caso la forte identità di Lancia viene ribadita dai suoi elementi caratteristici, decisamente senza tempo: il colore blu, lo scudo, il volante rivisto nel segno dell'essenzialità. Lancia è un marchio con un'identità che nasce forte fin da subito e che rimane inalterata per 115 anni. Una forte identità, un logo nobile ed importante e tanti nomi affascinanti per alcune auto ancora nel cuore di tanti appassionati. Tante sono sicuramente le domande sul futuro: come si chiameranno le Lancia di domani? Useremo ancora l'alfabeto greco o le vie dell'antica Roma? Ciò che è certo è che abbiamo nelle nostre mani un patrimonio che pochi altri marchi possono vantare. È un patrimonio che vogliamo preservare e su cui vogliamo costruire un grande futuro. Ci vediamo presto per il prossimo capitolo della storia.